e dice, ma tu, mi ha detto, io se non avessi questa fede, questi discorsi sulla proprietà della moneta non avrei neanche iniziati, perché io so che andiamo a toccare il vero vertice della sovranità mondiale. E allora su queste cose vie di mezzo non ce ne sono. Qualunque ne sia il rischio, noi sentiamo il dovere di farlo, se no le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione, perché domina ormai la moneta di Satana. La moneta di Satana domina in tutto il mondo, il dollaro, la sterlina, il marco, la peseta, la lira, sono tutte monete nominali, fatte con la regola dell'eucaristia di Satana. Tutti i popoli del mondo sono poveri perché hanno un debito pari a tutto il loro denaro.